ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. C'è bisogno di una deroga per il cratere e per le aree interne, per la scuola, almeno per 4-5 anni. Non c'è traccia della deroga Sisma, ossia della possibilità di derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe. Una problematica che torna puntuale ogni anno e che viene sollevata dai sindaci dei territori feriti dal terremoto a partire dal cratere Piceno. Il primo cittadino di Arquata, pur riconoscendo gli sforzi della regione, avverte: in caso di pluriclassi non si può prescindere dai servizi quali i trasporti, perché determinate scelte non devono gravare sulle famiglie terremotate. Siamo tornati qua su adesso che stiamo rivedendo finalmente la ricostruzione, toccandola con mano. Che si fa? Ci trattano come numeri, qui ci vuole una deroga, perché siamo vittime di un terremoto. Poi è normale che se fra 10-15 anni, quando la ricostruzione è partita, i rinascimenti non ci sono e tutto, si possono fare altre scelte, ma altre scelte, però bisogna sempre puntare sui servizi, perché se devo mandare un bambino a scuola a Quasanda, voglio il pullman che va avanti indietro 3-4 volte, quindi puoi potenziare i servizi e tutto. Sul tema interviene con una nota Alessandro Gentilucci, presidente dell'Unione Montana Marca di Camerino, il quale rivolge un appello ai parlamentari marchigiani, in particolar modo di governo, e al commissario straordinario Legnini, affinché si adoperino per reintrodurre tale deroga. Gentilucci ricorda come i marchigiani stiano dimostrando solidarietà e accoglienza, a cominciare dai profughi ucraini. Chiedono pertanto che non vengano dimenticati i cittadini terremotati che vivono ancora in condizioni di forte disagio, a cominciare dai bambini. Una questione su cui pone l'accento anche il sindaco Franchi. Speriamo che arrivi qualche carta scritta, qualcosa di ufficiale. Se non arriva nei prossimi giorni, siamo pronti con gli altri sindaci, con le associazioni del territorio, con i genitori a protestare. La scuola è il futuro di queste zone, di non solo di Arquata, ma di tutte le aree interne. E se non ripartiamo dalla scuola e se non mettiamo quell'occhio in più, di guardare un più sulla scuola, di guardare la scuola, di guardare il futuro di questi territori, siamo persone che destiniamo queste frazioni, questi comuni allo spopolamento.